Ben approdati nuovamente sul mio canale per un video di trucco. Ma dai, c'è un canale beauty, che strano. Comunque, in questo video ho deciso di provare un po' degli acquistini contenuti in questa bustina. Fondamentalmente sono tutte novità che ho acquistato dal corner di Essence. Più ci ho buttato un mezzo, due o tre cose che c'avevo e che non avevo ancora provato e probabilmente non vi avevo ancora manco fatto vedere. Può darsi. Perdonate l'occhiaia furibonda e selvaggia, è vero, ma oggi parto solo con le sopracciglia perché finalmente proverò questo primer che non ho provato nel precedente video. Mi trucco con le nuove collezioni di Wycon. Ed è il primer della nuova collezione estiva Mirage. Allora, ho anche delle prime impressioni sugli altri prodotti che ho provato e vi posso dire che la palette è fighissima, cioè dal giorno in cui ho registrato il video l'ho praticamente usata tutti i giorni, tranne uno che, in cui ho utilizzato la Modern Renaissance di Anastasia Beverly Hills e mi ci sto trovando benissimo, ho fatto tanti look diversi. La pigmentazione è veramente buona, gli ombretti sono luminosi, si fondono benissimo fra di loro e durano anche, devo dire, un bel po'. Ora, vediamo il primer come si comporta. Abbiamo detto il primer all'anice, primer Sambuca. Questa qui è la consistenza gelosa, piuttosto compatta, perché come vedete non si muove. Rimane lì di questo bellissimo color turquoise che nel video precedente era abbinato ai miei occhi. E vediamo un po'. Allora, qui ho il mio solito specchio di sinistra, non riferendoci ad orientamenti politici. Ah, l'effetto è veramente fresco. Si sente l'odore dell'anice, ma non è così forte. Io ne metto ancora un po' perché ho la pelle gente secchissima, nonostante abbia messo la crema idratante. Per ora lo metto più o meno solo da questo lato, dall'altro lato facendo attenzione a non cancellarmi le sopracciglia. Magari è una cosa che eviterei. Ah, effetto blur! A me sembra che ci sia. La pelle ha... Ah, vedi? Qua non so se si può cogliere dalla fotocamera, ma qui c'è la grana della pelle che è molto più evidente. E di qua invece c'è proprio questo effetto quasi filtro, vellutato. La pelle è liscia, anche leggermente omogenizzato un po' di più l'incarnato. No, vabbè, da notare la differenza, c'è proprio un effetto più luminoso. Allora, di prima impressione non mi dispiace. Faccio anche l'altro lato. Però bello, mi piace, la pelle si sente proprio liscia, liscia, liscia. Vediamo come funziona con il fondotinta. Allora, come fondotinta vado a prenderne uno di Essence, ovviamente. Il Fresh and Fit, che a me è piaciuto molto come fondo. Lo applico con il pennello. Ultimamente ero rimasta a corto di pennelli. Allora, l'altro giorno, così de corsa, non mandava di aprire il borsello dove c'ho tutti gli altri pennelli di scorta che magari non uso mai così tanto spesso. Ho acchiappato questo di Real Technique, che in realtà dovrebbe essere un pennello da contouring. E infatti scatto in brush. Però è talmente fitto e comunque il taglio è talmente largo che oh, il fondotinta mi ha messo da paura, quasi fosse un flatbook angolato. È leggermente un po' più curvo il taglio, quindi fa anche un po' buffer, perciò non ci lamentiamo. Ah, ma prima del fondo,
Mi ero quasi scordata di questi cerchi da panda e vado ad utilizzare il correttore sempre di Wacom della Capsule Collection Fabiola De Klerk e anche questo mi sta piacendo tantissimo. Ne va usato proprio poco poco poco, io lo metto proprio qua e basta. E poi lo sfumo con un pennello. Con un pennello come questo. E me le copri in un attimo, cioè, non so se notate la differenza, essere umano normale, zombie, Walking Dead. Vabbè, vabbè, mannaggia le occhiaie, mannaggia l'anemia. Metto un pochino anche qui perché qua c'ho, cioè io ho le occhiaie tutto intorno a me come Vodafone. Che tocca fa? Comunque, ottimo, io mi sto trovando benissimo, non entra nelle pieghette, non mi secca. Certo, io utilizzo comunque sempre una buona idratazione, contorno occhi, una buona crema idratante perché c'ho la pelle molto molto secca. Mista, tendente al secco e un pochino grassa giusto qua sul naso, leggermente qui, ma neanche la fronte. E a volte un po' il mento, quindi so proprio deserto dei tartari, in poche parole, devo fare. Allora, orrore neutralizzato e passiamo al fondotinta. Un pampettino di qua, pampettino un po' di qua, un po' di pampettino qui e applichiamo. Allora, fondotinta applicato. A me questo fondotinta agente piace veramente tanto. E ho sentito pareri contrastanti sul web, però lo trovo un fondotinta leggero, con una copertura media perché comunque mi rende la pelle omogenea, me la lascia luminosa. È sottile, non si sente perché è veramente leggerissimo. C'è proprio un effetto nude ed è idratante. Non mi secca la pelle, cioè io ho la pelle secca, secchissima, come vi ho detto prima, e con questo fondo mi trovo veramente molto bene. Qua c'è scritto che contiene un complesso di vitamine e acqua di cranberry. Cranberry credo che sia lampone, se non mi sbaglio. Ci piace. Non si autosetta, quindi va fissato, ma prima andiamo ad applicare il correttore. Ho preso uno dei due nuovi correttori camouflage, ho preso quello Healthy Glow, quello luminoso, che dovrebbe essere anche più idratante. Waterproof con complesso di vitamine pure lui. Ho anche l'altro, quello effetto matte, e devo dire non mi sono trovata male, però se questo è ancora più idratante e dicono che vada insomma un po' incontro al contorno occhi disastrato come quello che c'ho io, perché c'ho proprio una persiana di natura, io non è, c'ho il plissé. Ma non è colpa del correttore, c'ho proprio io il plissé perché ho la pelle sottile, molto delicata e secca e trasparente. Ecco anche perché si vedono tutte quelle occhiaie. Quindi andiamo a dare una botta di luce con questo correcteur, ma direi anche nelle rughe naso-labiali. Tanto a me tutti i correttori, e comunque non è che mi possono andare a togliere le rughe perché non è un filler. Però, insomma, si cerca di fare in modo che siano più idratanti e sottili possibili.
sicuramente adesso la situazione è fortemente migliorata rispetto a prima. Allora, il correttore si sfuma abbastanza facilmente. La texture, devo dire, meno leggera di quello di Fabiola De Klerk. Quello di Fabiola De Klerk la trovo più leggera come texture. Questa è leggermente più pastosa, ma ad esempio la trovo meno pastosa di quello di Kat Von D, che a me comunque come correttore piace, però è molto molto più pesante di questo. La coprenza è buona, si vede. Non so se forse è un po' troppo chiaro per me questo colore. La tonalità che ho preso io è la 10 Light Ivory. Vabbè che deve essere un correttore illuminante, però forse ha illuminato un po' troppo. Magari vedrò la tonalità un pochino più scura. Ora andiamo a fissare. Voglio utilizzare una cipria di Essence che purtroppo nei corner non si trova più. Io la presi quando era appena uscita assieme al primer quello verde che è praticamente il dupe della CK Per. Questa è sempre della linea Prime and Last Daily Diaries. È una super super cipria, so 22 grammi. È carina, c'è anche la scrittina che ora non riesco a leggere che cosa dice. Way your day be flawless. Andiamo a fissa. Oh, bello l'effetto. Molto molto bello. Molto vellutato. Vellutato e anche discretamente piallante. No, vediamo poi se fissa, se fa il lavoro suo, ma per adesso mi piace perché io l'ho provata appena presa l'estate scorsa, poi sono tornata alla mia banana, poi ho trovato la Stay Matte di Rimmel che è uno dei miei nuovi preferiti del momento, però vedete qua già subito, qua lucido, qua bello velloutange. Non mi sembra che sbianchi eccessivamente. Fissata, è vero, tutte le situazioni vado a fare un pochino di contouring, non avendo una terra di essence, perché io non riesco ad acquistare una terra di essence, visto che sono tutte un pochino troppo aranciate, per quanto riguarda almeno i miei gusti, ne andiamo ad utilizzare un'altra. Visto che è un prodotto comunque nuovo che ho comprato da poco, voglio andare ad utilizzare il bronzer della collezione di Kiko, la colorazione 101 Sweet Honey e la collezione è la Green Me. Quindi uso un pennello angolato come questo e vado a fare un po' di contour. Tra l'altro è un profumo buonissimo, a metà fra il caramello e la vaniglia. Come blush ne applico sempre uno di Essence. Questi sono i Matte Touch Blush, che credo siano ancora disponibili nei corner. La colorazione è una delle più famose, la numero 20, Bury Me Up. E con un pennello sempre di Essence andiamo ad applicarlo. Allora, questo primer qui l'ho ancora visto negli stand. I love color intensify. A questo punto usiamo questo che almeno si trova ancora in commercio, così se qualcuno è interessato può provarlo.
Di Essence sono uscite delle nuove palette molto molto carine, ognuna dedicata ad una città, una località di vacanza anche. Io, tanto per uscire dalla mia comfort zone, ho voluto pazzia, e ho preso questa che è la Hello New York. A parte il pack, mi è piaciuto tantissimo. E diciamo che allora, all'interno c'è anche uno specchio che ora copriamo per non uccidervi. Contiene un range di colori che non sono solita usare, perché io viro sempre verso i colori caldi, molto più che per quelli freddi. E oggi voglio proprio andare a fare un look con dei colori che di solito non utilizzerei mai. Ora, leviamo la plastichina, se ci riesco. Ce la posso fare. Parto. Abbiamo fatta, eccola qui. Abbiamo questo qui, non si vede, ma in realtà è un duochrome. Vediamo se mettendolo qua un pochino si vede. Ci sono infatti delle pearlescenze azzurrino, lilla, verdino, molto molto bello. È anche discretamente pigmentato. Credo che anche questo grigio qui, esatto, ha delle pearlescenze sempre sul lilla, molto molto bello. Questo blu mi attira un bel po', ma attira, sì, ma attira, ma attira. Bello questo blu, bello, bello anche questo. Madonna, gente. Questo invece sarebbe questo qua su, ed è anche questo un duochrome, un po' olografico quasi. Questo ha una base un po' meno satura, anche il blu ha una base meno satura, più che altro sono le pearlescenze, però questi colori mi piacciono un casino. E mo che andiamo a fa? Vado a prendere questo grigio così come una pazza, con un pennello ampio da sfumatura. E qua c'è un po' di cicorta in cialda, quindi scarichiamo un zinzino e lo metto nella piega. La sfumabilità mi piace, la pigmentazione è media, lo andiamo ad intensificare leggermente, non fa macchia. Cioè, almeno dal vivo no, io non so come risulta in camera, ma dal vivo a me l'effetto piace molto di questo grigio. Il grigio mi piace, mi correggo, la pigmentazione non è media, è buona proprio. Bello l'effetto, sfumato molto facilmente in un 2-3, porca miseria, non ho mai visto una palette di Essence con un ombretto che mi fa una cosa del genere. Certo, kickback ce n'è. Però, come ribadisco, le mie palette preferite sono quelle di Anastasia Beverly Hills. Adesso c'è questo che è l'unico che non ho provato. Bello. Bello anche questo grigio. Però in grigio così. Allora, facciamo una cosa. Con questo pennello d'applicazione vado a mettere su tutta la palpebra questo grigio. Cioè, sto usando i grigi, gente. Non uso mai i grigi. E comunque pure questo grigio, cioè, ma cos'è? In un attimo è pieno proprio, pieno, pieno e luminoso. Allora, dopo aver applicato il grigio, però, vorrei dargli, come dico sempre io, una botta di vita. Quindi giro il pennello dall'altra parte e vado a prendere questo azzurro qua.
e lo applico sopra a mo' di top coat, sempre su tutta la palpebra. Bello l'effetto, perché comunque questo non ha una base colore pienissima. Sotto c'è il grigio che mi va a renderlo più intenso e mi tira bene fuori le pearlescenze. Come al solito, correttore e pennello piatto. Vado a tamponare un pochino di correttore al centro della palpebra. Con un pennellino piatto vado a prendere questo colore qua su, un po' sulla lavanda. E lo metto al centro. Ed ecco qua. È ben pigmentato anche questo. Ha dei riflessi simili a quelli del blu, ma un pochino più sul lilla. Però, cioè, sinceramente non me l'aspettavo. Vista dal pack, questa palette sembrava un po' la tristezza, e invece in realtà ci sono tutti questi colorini sfiziosi, un po' duocromo olografici, che non sono niente male. Proviamo il viola e lo mettiamo nella rima ciliare. Cioè sotto la rima ciliare inferiore, con un pennellino a penna. Andiamo ad enfatizzare i miei occhi verdi fasulli. Allora, all'interno della rima ciliare inferiore vado a mettere nuovamente la matita di Kiko, che sto usando veramente tanto e mi sta piacendo tantissimo. E sto cambia gusti quei trucchi. Ed ecco qua. Allora, punto luce. Come punto luce all'angolo interno dell'occhio, direi di utilizzare questo, il primo che abbiamo sbocciato, che in realtà è un duochrome olografico. Vediamo se ci dà soddisfazioni. Bello anche questo di colore, eh? Molto molto bello. Devo dire che mi sta dando soddisfazione questa palette. Uso questo pennellino, prendo questa specie di champagnino chiaro satinato e lo metto sotto l'arcata. Però mi piace il risultato. Cavoli, mi piace proprio. Dunque, mettiamo via la povera Hello New York che ho stropicciato bene bene. Direi mascara, sempre di Essence, Lashes of the Day, che non è neanche uscito da tanto, ancora si trova, quindi per questo ho deciso di scegliere questo come mascara. Questo è lo scovolino, non so perché io annuso tutto. Vado semplicemente a scurire, diciamo, le mie ciglia, perché poi voglio mettere delle ciglia finte. Allora, l'effetto del mascara è carino, allunga, volumizza un po' alla base, però non in curva. Quello no. Ma che belle sono queste ciglia finte! Ma che belle sono! Allora, le ciglia finte che ho applicato sono queste qua. Non ricordo quanto le ho pagate, forse boh, intorno ai 3 euro. Le ho prese su Amazon, se trovo ancora il link ve lo metto nell'info box. E stupende, gente, veramente stupende. Hanno la banda sottile, perché io proprio mi esamino le foto minuziosamente prima di ordinare delle ciglia finte che non conosco per vedere se la banda è sottile e flessibile. Sono già della misura giusta perché le ciglia finte queste coreane, cinesi, giapponesi, si vede che loro hanno gli occhi piccoli e io non le devo mai tagliare.
questo illuminante è di una collezione che credo sia questo il nome, Good Vibes, Good Memories. Il pack è bellissimo con questi papaveri, quanto mi piace. La cialda è meravigliosa di questo illuminante, con questi papaveri incisi in una tonalità un po' più... Allora, questo è un illuminante un po' più sullo champagne rosato e questo è proprio rosa pescato. Vediamo un po' com'è. La luminanza sembra che ci sia, un po' blandina, ma c'è. Vediamo se prendiamo solo la parte chiara. Ah, la parte chiara è un pochino più... un pochino più luminosa. Andiamo a provare l'illuminante con un nuovo pennello, perché Essence ha fatto uscire un nuovo pennello e questo è proprio un Hololighter Brush, quindi è proprio un pennello da illuminante. Quindi aprimolo e vediamo un po' se funziona o non funziona. Vabbè, c'è tutto il mondo degli swatch. Molto bene. Allora, il pennello è questo. Non mi sembra male, un po' alla filosofia di quello di Wygon, solo che in miniatura. Quindi ha le setole che sono più lunghe di un normale pennello da sfumatura e un po' più cicciotto, ma comunque in punta risultano non troppo fitte. Vediamo che combina. Allora, prendo un po' la parte, madonna mia, quanto spolvera questo coso. Oh, vediamo. Vabbè, dai, male non è, delicatissimo proprio. Prendo un po' tutto insieme, spolveriamo, cioè, guardate, scusate, madonna, ok. No, vabbè, un po' troppo sapo per i miei gusti. Delicato, delicato, molto molto delicato, da questa luminosità soffusa si fonde bene con la pelle, sì, per carità, però sì, carino a chi piace questo tipo di illuminante, a me no. Però la cialda è veramente bellissima, però questo l'ho preso proprio a scatola chiusa senza neanche provare il tester, perché forse in quel caso non l'avrei acquistato. Andiamo a provare due degli ultimi prodotti, che sono questi nuovi gloss che mi avevano incuriosito tantissimo, perché per la mia solita fissa ultima dell'effetto plumper sono dei plumping nudes, quindi sono tutte tonalità nude e dovrebbero essere appunto quei gloss che ti vanno un polpacchio alle labbra, effetto dell'era. Allora, ho preso questo che è una sorta di rosino nude con dei micro glitterini. Ora lo swatch un attimo così vi faccio vedere. Non sono molto evidenti, però ci sono. La pigmentazione è più satura di quella di un classico gloss, anche se non eccessiva. E vedete, ci sono tutte queste... piccolissimi glitterini un po' sul dorato, mentre invece l'altro è proprio un nude un po' più sul beige e molto più chiaro ed è senza glitter, diciamo, perché di Matte & Gloss mi pare proprio una non ha molto senso. Allora, questa è la colorazione, molto bellina, molto nudina, molto, molto tranqui. Noi ovviamente andiamo ad applicare quest'altro. Matita labbra. Prendo la 402 di Kiko, di queste automatiche che sono le Everlasting Color. E ora andiamo ad applicare il gloss. La colorazione è la
04, semplicemente, non ha nomi questa volta. È molto molto appiccicoso, ma proprio tanto. Nel senso che scorre un po' a fatica, però facendo così non appiccica. Cioè, lo sentite soltanto quando passate lo scovolino che è appiccicoso. Però non appiccica le labbra, quindi figo. La texture è morbidissima. E adesso si comincia a sentire la menta. L'effetto è molto bello già così. Non so se poi me le andrà a rendere più turgide. Però per adesso mi piace. È morbido, non appiccica, non fa bavetta, non fa pappetta, quantomeno ora. Il look è terminato così, mi piace tantissimo, ma cos'è? Ma sono stata proprio fortunata con gli ultimi acquisti. Cioè, ho comprato tutte cose che performano, meno male. Voglio dire, preferisco fare i video dei promossi che quelli dei bocciati, sinceramente. Palette, penso si sia visto da sé quanto può essermi piaciuta. Una palette che costa, mi sembra, 8,90 euro e veramente ha dei colori con una resa bella, veramente bella. Per la durata ancora non so che dirvi, poi vi farò sapere. Se sono andati via con un alito di vento o se hanno retto. Comunque vi ricordo che sotto ho messo il primer. E gli unici due colori che non ho provato sono questi due. Magari li proveremo in un prossimo Get Ready. Chissà. Per me il video si conclude qui. Tutti promossi tranne, ahimè, l'illuminante. Mi dispiace perché ha una cialda veramente molto molto bella, ma no, è illuminante che non illumina gente, quindi no. Vi saprò dire poi per quanto riguarda la durata del resto dei prodotti che ho utilizzato. Nel complesso sono veramente soddisfatta e gente, forse mi sto convertendo al make-up look freddo perché ultimamente mi ci trovo da Dio. Detto questo, spero che il video vi sia stato utile per decidere magari e ponderare o meno l'acquisto di un prodotto piuttosto che di un altro, di Essence fondamentalmente e degli altri che abbiamo testato insieme. Spero di avervi intrattenuto, divertito, perché no, ho fatto un po' di compagnia. Ringrazio come al solito tutti i nuovi iscritti, tutti quelli che commentano e che mi seguono. Un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Miau miau!